non sa nessuno. Buonasera innanzitutto, prima di iniziare volevamo fare il cordoglio alla famiglia Cetrola per il grave lutto che ha subito ieri. Avevamo anche pensato di rinviare l'incontro, purtroppo oramai siamo agli sgoccioli della campagna elettorale, voi ben sapete, venerdì è l'ultimo giorno per i comizi, quindi necessariamente dovevamo tenere stasera questo comizio che è stato già rinviato rispetto alla data di ieri, per altre esigenze. Comunque, stasera interverranno prima di me Franco De Benedictis, Massimo Lettieri e Giacomo Scandizzo. Prego, consigliere. Buonasera a tutti quanti. 5 anni fa mi sono presentato come consigliere e c'avevo una fifa tremenda. Sarebbe a dire l'emozione, no? Però sono passati già 5 anni. Un tempo è volato veramente. Comunque adesso ci rimettiamo di nuovo in gioco per altri 5 anni. Tutti dicono che l'amministrazione Cammarano non ha fatto niente. Ma vabbè, tutti nel senso che c'è destra e sinistra. Comunque noi automaticamente ci teniamo di dire che ne abbiamo fatte le cose. Tante cose. L'ambulatorio, pista ciclabile e cose varie che si deve terminare. Nei prossimi 5 anni ci abbiamo delle belle idee e ci abbiamo un'altra idea di creare un'altra pista ciclabile. E credo che andrà bene. E voi spero che ne sarete contenti, perché effettivamente con le mani in mano non stiamo. E voi credete a noi, credete a Nicola Cammarano, perché lui è un grande. E non lo pensiamo solo noi, ma lo pensiate pure voi. Perché l'amministrazione Cammarano è un'amministrazione molto seria. Perché non ha... Diciamo così che lui non è capace di fare male a nessuno. Pure se viene uno contrario e ci chiede un piacere, lui glielo fa. Lui è un cuore. Dunque per questo vi dico, votate lista numero 1. Votate Nicola Cammarano. Perché Nicola, padre, Nicola è un uomo serio. E se dice che fa una cosa, la fa. Se dice che deve fare un lavoro, lo fa. Se un avversario dice che c'è un problema a casa, lui va. Non che manda, lui va. Questo è Nicola Cammarano. Per questo vi ripeto, votate lista numero 1 e votate Nicola Cammarano. E se voi credete... Se voi credete e pensate che io in questi 5 anni non sono malvagio, vabbè, tutti mi chiamano un lauretano, mi chiamano un sceriffo, comunque, se credete che ho fatto qualcosa di bene, datemi un piccolo voto di preferenza. Vi ringrazio. Buonasera. È con grande umiltà e determinazione che mi presento a voi come vostro concittadino e candidato per il ruolo di consigliere. Cresciuto e radicato nel nostro paese, sento una profonda responsabilità nel contribuire al progetto al benessere di tutti noi. Siamo di fronte a sfide molteplici e complesse, ma credo che fermamente che con impegno e collaborazione possiamo superarle insieme. Uno dei problemi più pressanti che dobbiamo affrontare è quello delle strade, che non collegano adeguatamente il nostro paese ai centri limitrofi e ai grandi centri urbani, limitando le opportunità di sviluppo economico e sociale. Mi impegno a lavorare per risolvere queste ed altre problematiche urgenti che affliggono la nostra comunità. Il mio obiettivo è garantire un futuro migliore per tutti noi, ascoltando attentamente le vostre esigenze e assicurando ogni voce che vi rappresenta. Desidero sottolineare il mio spirito di collaborazione, la mia volontà, offrire il mio tempo, la mia energia
le mie conoscenze per la crescita del nostro paese, indipendentemente dalle diversità ideologiche. Alla fine delle elezioni saremo tutti cittadini di questo paese e per il suo miglioramento dobbiamo essere uniti, coesi e collaborativi. È mio desiderio dare voce ai rofranesi che non vivono tutto l'anno in paese. Sarà un privilegio poter rappresentare in modo concreto, ascoltando le loro esigenze e richieste e facendo tutto il possibile per rendere parte dei temi da discutere in comune e da realizzare. Chiedo il vostro sostegno, la vostra fiducia in questa importante missione. Insieme possiamo realizzare grandi cose. Dare un nuovo impulso al nostro paese per il bene di tutti i suoi abitanti, sia qui che all'estero. Vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, l'8 e il 9 votate la lista numero 1. Nicola Cammarano, sindaco. E poi se qualcosa si deve dire, vi ringrazio anticipatamente. Grazie. Buonasera, per me è un grande piacere essere qui questa sera davanti a voi per presentare la mia candidatura come consigliere comunale per le prossime elezioni che si terranno l'8 e 9 giugno, per spiegare le mie motivazioni che mi hanno spinto ad accettare l'invito fattomi dal nostro sindaco Nicola Cammarano, per dire gli obiettivi che mi pongo qualora venga eletto e il contributo che intendo dare a questa squadra per il bene della nostra comunità. Tutti mi conoscete come Giacomo, figlio di Mastandoro. Nonostante la mia professione mi avrebbe potuto portare altrove, ho preferito la mia terra di origine, insieme alla mia famiglia, do il mio contributo quotidianamente. Prima di tutto fatemi fare un ringraziamento alle precedenti amministrazioni di Cambiamo Rofrano, al sindaco Nicola Cammarano, che in questi 10 anni mi hanno onorato della loro fiducia nel chiedere la mia consulenza e collaborazione, affidandomi incarichi prestigiosi che hanno gratificato fin qui la mia carriera professionale. Insieme abbiamo risolto, anche grazie alla collaborazione con le imprese locali, numerosi problemi che l'amministrazione di Cambiamo Rofano aveva ereditato dalle amministrazioni precedenti e che impedivano a tutta la comunità di beneficiare appieno di alcune strutture che erano presenti sul nostro territorio ma per motivi vari non potevano essere loro, nella loro disponibilità. Prima fa tutto la palestra di via Carpineta. Quando Nicola mi affidò l'incarico, la palestra era inagibile per l'infiltrazione d'acqua piovana. Vi era presenza di muffa sulle pareti. Infiltrazione d'acqua, vi era presenza di muffa con i pareti. Con l'intervento fatto abbiamo prolungato la copertura della palestra, portando le grondaie e le proviali al di fuori della struttura, eliminando l'infiltrazione sulle pareti, ed è stata realizzata una copertura nemmeno aggregata al di sopra del terrazzo di copertura degli spogliatori, dove era l'infiltrazione da un giunto strutturale. Con questi interventi il problema è stato risolto definitivamente. Abbiamo completato l'impianto idrico di riscaldamento con una nuova caldaia e 2 split. Sono stati comprati vari arredi e pavimentato gli spazi esterni. Abbiamo consegnato alla comunità rofranese uno spazio per le attività ricreative e sociali. Mura località Forge. Al primo sopralluogo, vedendo la situazione in cui versava lo spazio, ascoltando gli obiettivi che si prefissava l'amministrazione, ho avuto delle perplessità ad accettare l'incarico. Gli spazi erano limitati in presenza di abitazioni e le strutture esistenti erano fatiscenti. L'altezza del muro era già alto allo stato di fatto. Arretrarlo significava farlo ancora più alto. Ho accettato l'incarico e sono contento che insieme abbiamo realizzato quell'opera, che ha valorizzato quell'invaso spaziale, utilizzando materiali poveri, materiali locali, con tecniche poco invasive. Potrei continuare con questo elenco, ricordando l'elettrificazione l'efficientamento energetico e l'elettrificazione del Pozziglio, della località Benante, di via Torre, del tratto di via Carpineta, l'efficientamento di via Roma e piazza Cammarano, con la sostituzione dei pochi efficienti corpi illuminanti, con delle lampade LED di ultima generazione, oltre al recupero di piazza della Libertà e l'area attrezzata al Cerreto.
ma vorrei spendere due parole per l'opera che più mi sta dando soddisfazione: l'intervento per la riqualificazione e potenziamento dell'istituto comprensivo, del poliambulatorio e delle aree limitrofe del comune di Lofano. L'intervento come conosciuto come la ristrutturazione del poliambulatorio. Un appunto: questo finanziamento, come tanti altri, non è un finanziamento che è stato lasciato in eredità dall'amministrazione federale. È un finanziamento del 2015, cercato e sudato dall'amministrazione Cammarano, con la consulenza e la collaborazione di professionisti lofanesi che lavorano a Lofano e si sentono lofanesi. Con il completamento di quest'opera consegneremo a Lofano un nuovo laboratorio con ambienti sani, senza muffa, con servizi arredati e attrezzati, con presidi sanitari d'emergenza. Daremo all'ASL degli spazi con tutti i comfort moderni, dove svolgere anche il servizio di guardia medica. Oltre alla ricostruzione del poliambulatorio, quest'opera si pone altri tre obiettivi. Il secondo obiettivo è adeguare le infrastrutture, sviluppare i servizi volti a sostenere l'orientamento formativo dei giovani, dotare la docente scuola di Lofano finalmente di una struttura da destinarsi a palestra, dove i nostri figli potranno fare in assoluta sicurezza sport con spogliatoi, servizi, attrezzature sportive. Questo perché la lista Cambiamo Lofano, non interessano i ragazzi, non interessa la scuola. Uno spazio ampio nel centro abitato di Lofano dove poter organizzare manifestazioni culturali di integrazione sociale di vario genere, organizzati dalla scuola, da altre realtà che operano sul nostro territorio e dai nostri ragazzi. Il terzo obiettivo consiste nell'avviare per le fasce più deboli i servizi necessari al miglioramento della qualità della vita e alla riduzione dei fenomeni di migrazione. Il fine è quello di rendere disponibile e fruibile un'infrastruttura in grado di valorizzare le attività sociali, il sapere dei pastori, dei contadini e degli artigiani e delle casalinghe di Lofano nel produrre beni e servizi ad elevato contenuto naturalistico, adoperandosi per portare o riportare sul territorio popolazione attiva in grado di fare impresa. Questo obiettivo sarà perseguito negli anni successivi, il completamento dell'opera, sfruttando l'aula computer e la sala conferenza al piano primo della struttura, i due laboratori che saranno realizzati sotto la scuola, dove era prima presente la palestra, spazi utilizzati per la didattica, laboratori didattici formativi, attrezzati in maniera idonea da trasferire a coloro che li utilizzeranno la conoscenza necessaria al recupero, valorizzazione dei processi produttivi legati al territorio. Il primo laboratorio attrezzato per poter fornire le conoscenze necessarie a coloro che volessero intraprendere l'attività artigianale, lavorazione della pietra, del legno e del ferro. Il secondo attrezzato con le tecnologie necessarie a fornire le conoscenze per lo sviluppo delle attività legate al turismo naturalistico, ai prodotti agroalimentari, olio, castagne, prodotti derivati, caratteristici della nostra zona. I destinatari diretti di questa azione sono i giovani che frequenteranno l'istituto comprensivo di Lofano e dei paesi limitrofi. Infatti verranno individuati e utilizzati i laboratori, tutte le istituzioni del comprensorio, a fine di creare un sistema in grado di rispondere alle sfide che ci riserva il futuro. Il quarto obiettivo consisteva nell'effettuare qualificazione ambientale delle prospicienti vie di accesso delle aree circostanze alla struttura. Abbiamo riqualificato il tratto iniziale di via Cironzini, quello che rappresenta per noi lofranesi e non solo la porta di accesso a Lofano, rifacendo la pavimentazione e sostituendo la pubblica illuminazione. Un appunto: parte della pavimentazione laterale alla carreggiata, 400 metri, sono stati offerti come offerta migliorativa, realizzati dall'impresa aggiudicatrice prima di fare le altre opere
a cui veniva, con cui gli venivano riconosciuti e pagati, assieme ai giochi che abbiamo installato alla piazzetta Oliveto, assieme all'adeguamento degli spazi dove ci stanno adesso momentaneamente la guardia medica. Questo per dire ai nostri avversari che i tecnici di Lofrano, i tecnici che hanno la fiducia dell'amministrazione cammarale di Cambiamo Lofrano, fanno fare le opere migliorative, ok? Non è che li fanno eseguire, non è che noi ci esimiamo e ci sottraiamo da questo nostro compito. Allora, è obiettivo di questa amministrazione completare la pavimentazione di via Cironzini, questa dove noi ci troviamo adesso, dall'incrocio, dalla Renazza fino al Calvario, fino al punto dove abbiamo fatto quella. Questo lo faremo sfruttando il finanziamento che abbiamo avuto per l'intervento di completamento della rete fognaria comunale, con la separazione delle acque bianche di circa 1,8 milioni di euro. In programmazione recupereremo la piazzetta Tre Santi, dove andremo a sostituire la pavimentazione in betonelle con la stessa tipologia di pavimentazione che abbiamo utilizzato per fare l'adiacente via Cironzini. Saranno sostituiti gli arredi urbani e efficientati i pali in ghisa presenti. Con queste tante opere presenti nel nostro programma, in parte già progettate e finanziate, io non avrò la possibilità e l'onore di seguire queste opere nella veste abituale con cui ho svolto il mio compito finora, perché convinto che quando queste opere saranno realizzate io ricoprirò la carica di consigliere e non potrò, per incompatibilità, accettare da questa amministrazione nessun incarico professionale. Ma vi assicuro che metterò a disposizione di questo gruppo, della nostra comunità, le mie capacità professionali per poter assolvere al ruolo che il nostro sindaco Nicola Cammarano riterrà opportuno affidarmi. Auspico che larga parte dei cittadini di Lofani condividano l'operato fatto fin qui dall'amministrazione precedente di Cambiamo Lofrano e diano la possibilità alla nuova lista di continuare questo operato attraverso il proprio voto a Cambiamo Lofrano, a Nicola Cammarano sindaco e, se vi fa piacere, a Giacomo Scandizzi come consigliere. Grazie a tutti. Io innanzitutto volevo evidenziare un po', ringrazio tutti voi che siete qua, pure numerosi. Non ho consumato un centesimo da questo telefono, né per chiamarvi né per mandarvi messaggi. Siete venuti qua da uomini e donne libere, siete venuti a presentare la nostra lista da uomini e donne libere. Noi non importuniamo nessuno. C'è gente che ha ricevuto 10, 12 telefonate per essere costretta a presenziare comizi che, tra l'altro, perché ha partecipato di una noia mostruosa, dove si sono parlati di bagni, di cessi e di cani. Perché io non sapevo che i bagni pubblici a Lofrano è un problema. Dopo ti faccio parlare, non te lo tolgo il microfono. Allora, non sapevo, ne parleremo dopo, che i bagni pubblici a Lofrano fossero un problema. Giusto un appunto: i bagni pubblici fino al 2020 sono stati aperti, poi con la questione del Covid ovviamente li abbiamo dovuti chiudere. Quando poi è finita l'emergenza sanitaria ci siamo chiesti che ne dovevamo fare. Siccome non li utilizzava nessuno, ma nessuno, a parte qualche ragazzetto che si andava a fare le canne, abbiamo deciso di affidarlo agli operatori ecologici che lo usano come deposito per gli attrezzi. Neanche sapevo che i nostri compaesani, perché poi sono stati qua l'estate, tra l'altro mi vedono tutti i giorni, avevano la necessità, gli australiani, di andare al bagno pubblico. Comunque,
Quindi abbiamo scoperto che nel programma della lista delle stelle ci sta la realizzazione, l'apertura dei bagni pubblici. Ma sto microfono funziona, senti. Dei bagni pubblici. Comunque, tornando a noi, programma. Dovete sapere, penso tutti quanti lo sanno, quando si presentano le liste, quindi l'abbiamo presentati sabato 8-9 maggio, adesso non ricordo, 11, ambedue le liste devono consegnare, oltre l'elenco dei candidati con la sottoscrizione dei sostenitori, anche il programma. Il programma, sia il nostro che il loro, è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune, quindi è stato reso pubblico per 15-20 giorni e ognuno che ha voluto ne ha preso visione. Il programma è quello. Quello è il programma della lista numero 1 e della lista numero 2. Poi, ovviamente, l'altra lista in itinere ogni giorno ci aggiorna di qualcosa di nuovo, come i bagni l'altra sera, come con i cani l'altra sera. Anzi, visto che siamo qui in una zona dove ci sono molti cacciatori, a cui va il mio saluto e il mio sostegno, e hanno tanti cani, allora dite ai vostri cani che anziché abbaiare iniziano a imparare a miagolare, così non avranno problemi. Ma i problemi comunque non ne avranno, potete stare tranquilli, resteranno lì dove sono. Comunque, stavo dicendo, i programmi in itinere vengono ogni giorno, vengono pubblicati dei dépliant, delle slide. Quando io l'altra sera dicevo, a mo' di battuta, io ho letto il programma della lista Unione Passione per Rofrano e dicevo, a me questo programma mi piace, perché effettivamente così è. Nel programma depositato, non quello che si inventano tutti i giorni, ci stanno tutta una serie di interventi. Boh, non li vado a citare tutti quanti perché ce lo dicevo. Associazionismo. Noi promuoviamo l'associazionismo. E quale associazione? Non se ne pare. A Rofrano ci stanno le associazioni. A Rofrano c'è la Proloco che su 10 anni che opera. E su 10 anni che questa amministrazione la sostiene. Ma la sostiene con i fatti, la sostiene con le delibere, la sostiene anche con i contributi. Perché ogni volta che hanno organizzato il carnevale intercomunale, eccetto quei 2 anni che ovviamente per la pandemia non è stato là, noi l'abbiamo sostenuto. A Rofrano ci sono 2 associazioni sportive, 2. L'altra lista non li manco conosce, o meglio, li conosce ma li ignora. Quello che non facciamo noi, noi li sosteniamo e noi li sosteniamo con i contributi e li sosteniamo soprattutto con la realizzazione di un campo sportivo, perché da qui a pochi giorni sarà completato. E questo qua, l'altra sera, a San Menale, è intervenuto un tecnico, dove era uno dei 2 tecnici che hanno fatto una serie di ricorsi seriali per impedire la realizzazione di quell'impianto sportivo. Tra l'altro, voglio essere ripetitivo, oggi vedevo su un giornale locale, a Sassano, nel Vallo di Diano, stanno nella provincia, sta realizzando la sistemazione di un ponte vecchio che era non sicuro, una serie di polemiche ovviamente per i residenti lì, che non si realizzava, hanno ripreso i lavori, la sovrintendenza archeologica ha bloccato i lavori. Notizia di oggi, basta vedere su 105 TV, hanno bloccato i lavori. E lì come mai? Perché nella provincia non è pubblica utilità. Mica se mi sa fare il pazzo, dice no, continuiamo i lavori. La provincia stava bloccata i lavori, in attesa che la sovrintendenza faccia i propri accertamenti. Quindi ste favolette, se le cose si vogliono fare si fanno. Se le cose si devono fare noi li facciamo, noi abbiamo fatto tutto, è ovvio che poi di fronte alle cose serie ci blocchiamo. Parlavo dei programmi, l'associazionismo, prevederemo una serie di noleggio di e-bike, queste cose qua. Guardate, queste cose non è che stanno nel nostro programma, noi l'abbiamo fatto. Il parco nel mese di marzo, credo, o febbraio-marzo, ha fatto una gara dove è previsto in 36 comuni, tra cui il comune di Rofrano, verranno installati lì
nel parcheggio a via Pastera, scusate, portate una passata d'acqua, nel parcheggio a via Pastera dove sta la colonnina elettrica, che noi siamo stati uno dei primi comuni a installare la colonnina elettrica, verranno installate 5 biciclette elettriche. Quindi l'abbiamo già fatto. Di che parliamo? Ma la lista numero 2 non esiste il programma? La lista numero 1 non esiste il programma, il nostro non esiste il programma. Noi il programma lo stiamo facendo, non sono chiacchiere, lo facciamo giorno per giorno, sono 10 anni che lo stiamo facendo. Sempre nel loro programma hanno messo, che poi prendo appunti perché non me lo ricordo poi, realizzazione centro diurno con annessa residenza per anziani, con barriere già dell'ASL e con barriere già del piano di zona. E quando hanno fatto questo progetto? Ci hanno presentato mo, in questi giorni. A me non risulta. Io l'altra sera, quando a San Menale dissi, guardate bene, che la scuola lì sotto, l'ex scuola, quella che è una volta la scorsa San Menale, noi già abbiamo presentato un progetto, come per un centro diurno. Lì ci stanno il parere del piano di zona dell'ASL. Ma vi siete chiesto di quale progetto parlano questi? Mica ce l'hanno detto quale progetto e dove lo vogliono fare. Ve lo dico io. Questi parlano ancora del progetto della scuola lì a Provider. Un progetto del 2003. Sono passati 15 anni. Cioè questi veramente hanno perso la cognizione del tempo e dello spazio. L'altra sera dicevano, a parte il poliambulatorio è un sentiero, tutto quello che hanno fatto sono progetti dell'amministrazione veterana. Cioè questi mentono sapendo di mentire. Allora voglio dire, con la programmazione 2014-2020 questa amministrazione aveva avuto finanziati 7 progetti candidati tra il 2018 e il 2019, realizzati tra il 2017 e il 2018. Il cogeneratore, il sentiero dell'EMS, no, ma quello già c'era. Vabbè, già c'era, era stato fatto un pezzo. Noi, a parte che abbiamo migliorato il pezzo che già c'era, ovviamente dopo tanti anni, l'abbiamo prolungato di oltre 1 chilometro e abbiamo fatto un'area attrezzata che nessuno c'ha nei comuni qui in nord. Quando ci vanno la gente, ce lo invidiano tutti. Piazza San Giovanni l'abbiamo fatto con il PSR, mica c'era un progetto, ripeterà. Se c'era, me era sconosciuto. Il progetto l'abbiamo fatto noi, su tutte le misure del PSR. La strada Lufrano-Sanza, e poi fa che l'hanno fatta loro. L'abbiamo fatta noi. Tra l'altro l'ha fatta l'ingegnere Briglia, a cui vanno i miei ringraziamenti, a cui è noto che non gode neanche della simpatia dell'altra lista, e soprattutto dei tecnici che appoggiano l'altra lista. Hanno chiesto, anzi mi hanno accusato, sono stato accusato nel primo comizio che sono un dittatore. Però in quanto dittatore, innanzitutto tutti quanti potete dare atto che nessuno vi ha chiamato, nessuno vi ha rotto le scatole in questi giorni per essere qui stasera. Ma volevo ricordare, vedo qui Carmine Lettieri e lui me ne può dare testimonianza, quando nel 2009 Tullio Lettieri, la lista di Tullio Lettieri hanno perso le elezioni per 10-12 voti, adesso non ricordo, quindi per pochissime voti, erano stati eletti 4 consiglieri di minoranza. Ovviamente il capolista Tullio Lettieri, qui chiedo un applauso gentilmente, Antonella Lettieri, Carmine Lettieri e Mario Giorgio. Al primo consiglio comunale l'amministrazione dell'epoca, che era sindaco, era Toni Viterale, hanno contestato a Carmine Lettieri e a Mario Iori incompatibilità assurde inventate. Questi, per entrare in consiglio comunale, hanno dovuto fare una causa, è durata 2 anni. Per 2 anni abbiamo tenuto un consiglio comunale con 2 consiglieri in meno,
ma non due consiglieri della loro parte, con due consiglieri della minoranza. E io sarei, questa è la dittatura. Con me entrano e escono quando vogliono loro dal comune. Lo diceva prima Franco, amici o avversari politici. Non abbiamo messo i cartelli sotto chi può entrare e chi non può entrare all'ufficio tecnico. Vengono in continuazione, tanto è vero che stamattina un candidato e un consigliere uscente è stato in uno all'ufficio, uffici, è stata una mezza mattinata, nessuno gli ha detto nulla. E io sarei il dittatore. L'altra sera, sempre lì dove i bagni pubblici, noi vogliamo un incontro, non vuole confrontarsi con noi, ah, confrontarsi con chi, scusate? L'altra sera, per quando mi è stato riferito, io non c'ero, poi a proposito di cani e bagni e via quant'altro, avevano preparato sta macchietta con le domande e poi con le risposte dei professori, tutti pieni. Queste risposte, queste domande. A un certo punto, evidentemente, interviene un cittadino liberamente, forse non era stato messo a scaletta, andato a parlare lì, apriti giro. Mi è stato raccontato che è successo il fine mondo. Mancava solo che dovevano intervenire i carabinieri. Che ci vogliamo incontrare? Che ci vogliamo confrontare? Ci confrontiamo sulle piazze e ci confrontiamo lunedì, domenica, sabato e domenica, nelle urne. Che incontro dobbiamo fare? Di parlare di cosa? Di parlare di un programma che se non vendono giorno per giorno. Sempre l'altra sera, che poi hanno fatto una puntata sul bilancio, in effetti è stata la replica di quello che fecero 5 anni fa, che sono 5 anni che dicono la stessa cosa, è il decreto incentivo della ieri, è il decreto incentivo di qua, e i mutui che non arrivavano i soldi, e questo, che quest'altro. Io voglio dire due cose, che poi diventa tediosa e noiosa la discussione. I nostri dipendenti, i dipendenti del comune, 10 anni si sono visti pagare regolarmente lo stipendio, o il 26 o il 28 del mese. I fornitori del comune vengono pagati con soldi. All'epoca, a parte che sono stati 6 mesi dipendenti senza percepire lo stipendio, a qualche fornitore del comune gli fu proposto di fare un baratto perché c'era la legna che marciva, se vi ricordate, lì a Sorbatello c'era un'impresa che faceva dei lavori per conto del parco nazionale e accatastavano lì a Sorbatello, accatastavano questa legna che è stata lì a marcire per mesi, altro che valorizzare. E avevano chiesto a questo, visto che questo vuole essere pagato e non tenevano liquidità per pagare, avevano chiesto di fare un baratto, di rinunciare al denaro e di prendersi il valore della prestazione in legna che avrebbero fatto stimare, non so da quale stimatore, però visto che ne tengono tanti, non era quel problema. A proposito di valorizzazione, lì sono stati 4-5 mesi quella legna a marcire. Alberto, dopo 2 mesi l'abbiamo venduta tutti, l'abbiamo venduta ai cittadini. Ce l'hanno a prendere, in 2 settimane l'abbiamo venduta, tutti. Decreto incentivo. Quando siamo stati eletti nel 2014, ci stavano 90.000 euro da pagare di Enel. Erano 8 mesi che non pagavano le bollette dell'Enel, non pagavano le bollette del gas. E quando c'erano i rimborsi dei mutui, no, ma la regione a noi non rimborsava, ma non rimborsa neanche a noi. L'altro giorno, giorno 30, quindi 4-5 giorni fa, ci hanno accreditato, ci hanno rimborsato i mutui che abbiamo pagato nel 2021 e nel 2022 e siamo nel 2024, quindi dopo 2 anni, non è, queste cose succedevano all'epoca e succedono pure mo, non è che non succedevano. Cioè, sembra San Menale, ecco, poi quando bisogna confrontarsi ci vogliamo chiedere il confronto, il candidato sindaco con la solita demagogia, con la solita sciortezza, a un certo punto ha iniziato a ingespicare perché si confondeva con i numeri. Quando parlava della scuola, questi hanno perso l'autonomia, c'era la possibilità, hanno fatto le delibere in ritardo, ha preso un foglio, se volete leggerlo ve lo leggo io, per i comuni montani non sono 900 alunni, sono 400 alunni, per le isole sono 300 e via discorrendo.
cioè tutti i numeri inventati, perché io l'altro giorno abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook le linee guida approvate dalla Regione Campania per l'anno scolastico 2024-2025, quindi per quello che inizierà a settembre, non per quello dello scorso anno, che è finito adesso, dove di un solo numero dice le autonomie devono avere un minimo di 900 alunni o un massimo di 1000 alunni e devono avere la prospettiva quinquennale di non scendere sotto queste cifre. Poi ti dice si potrebbero avere delle deroghe per i comuni montani e per i comuni in determinate condizioni. Cioè, l'amministrazione campanana ha fatto la delibera a settembre, noi l'avremmo fatta prima, e che la fai prima che uscivano le linee guida? A parte che nelle stesse linee guida ti dà scadenzare, le delibere andavano presentate entro il 20 di settembre per il 2024-2025, non per gli anni precedenti. Noi l'abbiamo fatta il 13 settembre, trasmessa alla Regione Campania il 19 settembre, chiedendo l'autonomia e in subordine la reggenza, come è stata avuta in questi anni. Il fatto di 300 alunni e 400 alunni è una balla colossale, non sta scritto da nessuna parte, o meglio sta scritto in normative vecchie e superate. Parlava di gradualità, ma che è sta gradualità? Dove sta scritto? Vi invito a leggere, sono pubbliche, non è scritto da nessuna parte. Hanno perso la scuola, perché se ne importano, noi non abbiamo perso niente, noi abbiamo fatto il nostro dovere di amministratori fino all'ultimo, e quando abbiamo saputo che ci avrebbero assegnati a Cendola, chiedo scusa, ci siamo mossi subito per chiedere in subordine l'accorpamento a Torrossale per un fatto di vicinanza. Poi, ragionando con il presidente della provincia, abbiamo trovato una soluzione anche per la scuola di Lofrano, ma senza raccontare balle, senza dire numeri a casacci. I numeri sono quelli, non esistono né 300 né 400 né le isole né le comunità montane né tantomeno la gradualità, che è una balla colossale. Poi vogliamo parlare di sanità. Parliamo di sanità. Sanità. C'è. Ecco qua, quando io dico hanno perso la cognizione dello spazio e del tempo, tra il 2000 e il 2009 noi, parlo di loro ovviamente, abbiamo avuto a Lofrano, con una semplice richiesta all'ASL e un incontro che abbiamo avuto con l'assessorato alla regione, che era all'epoca l'attuale sindaco di Pisciotta, abbiamo tutta una serie di servizi. Guardate, sono passati 15 anni, cioè qua parliamo di medioevo. Poi dice, questo me lo so segnato perché letteralmente quello che ha detto, poi dice, è vero che non ci sono adesso, c'è un problema di professionisti, di specialisti, non ce ne sta, però in futuro ci saranno. Ma quando? Tra un mese, tra due mesi, tra un anno. Poi dice, voi dovete ascoltare il comizio che è pubblicato integralmente, perché poi hanno fatto un taglio di 2-3 minuti dove, quando parla di sanità, dice letteralmente, rivolto al pubblico, voi sapete tutti i miei rapporti politici con consiglieri e assessori regionali, quali, non l'ha detto. Tu dici, io grazie alle mie amicizie riuscirò a portare qui a Lofrano gli specialisti. Cioè, questo è un fatto gravissimo. Il diritto alla salute è un diritto universale, è un diritto garantito dalla Costituzione, non è un diritto per quelli di destra o per quelli di sinistra. Ma che vogliamo vedere veramente? Ma se uno di sinistra c'ha i servizi sanitari, se uno di destra lo fanno morire una cunetta. Che hanno fatto? Però qualcuno assennato ci sta. Quando hanno pubblicato i due minuti e mezzo, questo passaggio qua, non l'hanno pubblicato, l'hanno tagliato. Per la cazzata colossale che ha detto. Cioè, per le amicizie che tengo, io vi porto i medici qua. Ebbene, noi per le amicizie che teniamo, vi portiamo, facciamo l'ospedale qua. Ma vogliamo giocare a chi dice più cazzate qua? Vogliamo essere seri su queste cose oppure no? Spopolamento, ma oramai
come per i cani. C'è il cane abbaia, è colpa mia. Se qua non si fanno figli, pure è colpa mia. Dicono incrementeremo, sempre nelle slide, io l'ho letto nelle slide, incrementeremo il numero delle residenze stabili e temporanee. Vabbè. Bello, bello. Magari qualcuno di Sanza poi se ne viene qua. Bene. E come? Guardate, il fatto dello spopolamento, al di là delle battute, cioè qua c'è stato l'ultimo censimento 2021, poi a parte che adesso l'Istat pubblica di anno in anno, al 2023 in Italia siamo meno di 59 milioni, nel 2012 eravamo quasi 61 milioni, quindi qui è un problema nazionale. Lofrano è dal 2001 che costantemente decrementa la popolazione, ma al di là di chi può entrare e uscire come nuovi iscritti e cancellati per l'immigrazione, qua il problema è molto serio, qua il problema è purtroppo è il deficit che ci sta tra la natalità e la mortalità. Nel 2021, che l'anno è stato proprio quello il clou, sono nati 5 bambini e ne sono morti 31. Cioè, Capalamone non saldo in un anno, sono scomparsi 26 residenti, e così negli anni successivi e negli anni precedenti. Cioè, qui ogni anno diminuiva 23, la differenza tra nati e morti, superano le 20 unità. Voglio dire, ma la soluzione a questo di politica non è che si trova così. Cioè, che vogliamo fare? Poi non lo so, potremmo decidere insieme, magari un incontro pubblico. Siccome qualche anno fa, vi ricordate, molti di voi erano preoccupati, che a Lofrano circolava sta voce che dovevano venire gli immigrati. Io vi la verità non ero a conoscenza, poi ho verificato ed era vero. E poi se vogliamo fare queste politiche, le facciamo, ma siamo pronti a una cosa del genere? Siamo pronti ad integrarci con altre culture? Voglio dire, io non ho nulla in contrario. Questo è il discorso. Quali sono queste politiche demografiche per far incrementare i nati a Lofrano e le nuove nascite? Io francamente questo non riesco a dare una risposta, ma non la tengono neanche loro, a parte lo slogan. Allo slogan siamo bravi tutti, e mica c'è bisogno di loro. Aree interne hanno perso l'opportunità per far inserire Lofrano nelle aree interne. Allora, dovete sapere, l'individuazione delle aree interne è iniziata tra il 2014 e il 2015. In effetti è vero che i comuni che rientrano nelle aree interne hanno una serie di benefici, di benefit finanziari rispetto agli altri, però se uno lavora e fa i progetti, i finanziamenti, i lavori si fanno anche negli altri comuni, non necessariamente deve essere nelle aree interne. Poi ovvio, poi vedo qua che ci sta Peppino. Prendiamo l'esempio di Sanza, ha avuto un finanziamento corposo di 20 milioni di euro che probabilmente se qua al posto mio ci fosse stato l'altro sindaco non sarebbe andato a Sanza i 20 milioni, sarebbero arrivati qua perché lui c'ha l'amicizia con i consiglieri, gli assessori e via discorrendo. Ma non è così, per far arrivare i soldi ci vogliono i progetti e noi i progetti li abbiamo fatti e li teniamo. Le aree interne sono state individuate in aree geografiche omogenee, le aree interne vicine a noi, Cilento interno e Vallo di Riano, non è che hanno preso i comuni così e le hanno messe insieme, nel Cilento sono 3 comunità montane, noi nel 2022, chiedo scusa, come comunità montana Bussendo, avevamo chiesto il riconoscimento delle aree interne, siamo stati anche in commissione, ci stanno anche gli atti registrati sui verbali, in commissione aree interne della Regione Campania. Il ministero non ha riconosciuto la nostra area interna per una serie di motivi, ha riconosciuto l'altra area interna, ma non è che non l'abbiamo voluta fare, noi abbiamo seguito l'iter, poi non abbiamo avuto evidentemente le amicizie giuste e su questo non tutti sono fortunati. In questi giorni prima Giacomo parlava della fognatura da realizzarsi con tutta una serie di lavori,
Sempre con sta fognatura ci sta un'altra zanzarina che va e viene da qui sopra insieme a tutte le altre. Cioè, vabbè, già quest'anno rispetto a 5 anni fa la musica è cambiata, perché 5 anni fa durante la campagna elettorale noi i soldi non ci stanno, ci raccontano un sacco di frottole, hanno perso il finanziamento, hanno perso qua, hanno perso là. Oggi no, oggi dicono no, ma i lavori non sono venuti buoni, perché noi dobbiamo essere vigilanti. Dobbiamo nominare i cittadini vigilanti. Ah sì? Da quando? E scusatemi, ma sti cittadini vigilanti, quando si faceva il centro polifunzionale, che non ha mai funzionato lì a San Vito, che ci pioveva dentro, chi doveva vigilare? C'erano. Nessuno. Quando sono spesi 160.000 euro per l'illuminazione rurale di questi pali, che sono rimasti solo i pali, e non ne funziona uno, chi vigilava? E dov'erano questi cittadini vigilanti? Non si sono visti mai. E sti amministratori vigilanti e così zeranti? Non si sono visti mai. Però in occasione si sono visti. Si sono visti. Perché quando un'impresa di Lofrano ha fatto la pavimentazione a Via Roma, è concordato con la direzione lavoro, anziché di fare le fughe col cemento, l'hanno fatto con l'asfalto liquido, 4-5 giorni che passava l'anno, gli hanno contestato il lavoro, che il lavoro non era stato fatto a regola d'arte. Ma mica perché non era stato fatto a regola d'arte, perché gli altri sono stati fatti a regola d'arte. Uno ci pioveva, la palestra fuori, le luci che non funzionavano. Che le luci non è che non funzionano dopo un anno, dopo una settimana già non funzionavano. Gliel'hanno contestato perché non è allineato, non si è allineato, perché a un certo punto ha deciso di votare un altro. Ammazza che democrazia, e io sarei il dittatore, perché non si era allineato. E questo, guardate bene, quando noi parliamo di libertà negli nostri slogan, non sono slogan fatti, perché questo è quello che si rischia, perché si rischia che la sera ti arriva la telefonata, ma stamattina parlavi con Nicola Cammarà, che vi dicevate, ma ieri chi è venuto a mangiare a casa tua, vi verranno a fare le fotografie in casa, verranno a controllare, senta avanzare dalla finestra, è un centimetro più sotto, un centimetro più sopra. Questa è la verità. E allora, cari amici, non abbiate paura, non abbiate paura, e votate liberamente. Stavo dicendo. Perché non c'è nulla da aver paura in attività. Stavo dicendo. Per le fognature, a San Menale è stata fatta soltanto, dove stanno le case, quindi il centro urbano, è stata fatta soltanto la rete per le acque bianche, e non è stata sostituita l'altra, la rete già esistente. Ma non è stata sostituita perché c'è un motivo, perché la rete era funzionante e tuttora funzionante, e quindi si è deciso di fare solo la rete delle acque bianche. Allora, io stavo dicendo, in questo progetto qua, un progetto che noi abbiamo ereditato, che nel 2014, prima delle elezioni del 2014, era stato messo a gara un mese e mezzo prima delle elezioni. Tra l'altro non c'era neanche il decreto di finanziamento, perché il decreto poi è arrivato a novembre del 2014. Il progetto non l'abbiamo fatto noi. Il progetto ce lo siamo trovati. Il problema è che, essendo un lavoro a corpo, tra i grafici che compongono il progetto e la contabilità, il computo metrico, chiedo scusa, del progetto, non c'è corrispondenza. Nel senso, il progetto è costituito da 32 o 33 tratti in contabilità. Sui grafici manca un tratto, anzi ne mancano due. Uno che è piccolo, del valore di 30-40 mila euro. Ma a un certo punto dal tratto 18 si passa al tratto 20.
nei grafici, qui sui grafici manca sto tratto Indy, mentre nel computo metrico, quindi dove stanno messi i soldi, ci sta un tratto 19 che vale circa 700.000 euro, che non si capisce dove è in progetto. È un problema che l'abbiamo ereditato durante l'esecuzione dei lavori. E quindi abbiamo dovuto fare tutta una serie di varianti, di cambiamenti, uno per non perdere i finanziamenti e due per fare seguire i lavori. Stavo dicendo, a San Menaro non è stato fatto il tratto o la rete delle acque nere, in quanto quell'esistente era già funzionante, ed è stato tolto tutto un tratto che partiva dalla fontana Sorbatello fino all'imbocca a San Menaro, dove addirittura era prevista lì una pompa di sollevamento, perché poi è arrivato a un certo punto non ci stanno più le quote, ed era stato fatto un tratto di 600-700 metri dove non ci sono abitazioni, non è previsto sviluppo urbano perché è tutta zona agricola, e abbiamo deciso di non fare quei 600-700 metri di fognatura, facendo comunque, asfaltando la strada, per fare altri tratti in più a Pozzillo, perché a Pozzillo la fognatura partiva dalla casa di Raffaele Viterali, che è pure candidato nell'altra lista, e andava a finire lì alla Benante, per lungo quella discesa dove passa poi la casa, c'è la casa di Nicola Guerrieri, e abbiamo fatto un tratto che dalla casa di Raffaele Viterale fino sopra all'incrocio lì sopra c'è un'altra abitazione di Nico Viterale che sta a Milano, dove non era previsto quel tratto di fognatura. A San Menaro abbiamo fatto altri tratti di fognatura dove stanno abitazioni e ciclo che non erano previste in progetto. Quindi tutta una serie di tratti nuovi. Abbiamo dovuto fare altri tratti a Via Deserta, altri tratti a Via La Paz, che è stato tutto messo in una variante trasmessa alla regione un anno e mezzo fa o due anni fa. Per quanto riguarda Cerreto, dicevano ancora non hanno fatto la vasca, andavano cercando la vasca, so che due o tre, qualche giorno fa, volevo sapere dove era la vasca, che giustamente loro dal progetto avevano fatto, avevano previsto la vasca, sarebbe la vasca, il depuratore, perché è stata a Cerreto, dove sta la chiesa, lì è il comune di Torrossaia, avevano previsto il depuratore proprio a 20 metri, dalla chiesa, dove noi l'anno scorso, due anni fa, abbiamo realizzato un'area attrezzata. Ovviamente, essendo comune di Torrossaia, ma voglio dire, chiunque con un po' di cervello e un po' di ragionevolezza, non è che va a mettere a 20 metri da una chiesa un depuratore. Il comune di Torrossaia ci ha fatto l'osservazione: scusa, ma andate a fare il depuratore, lo fate vicino alla chiesa. E abbiamo spostato il depuratore di 300-400 metri più sotto, che ancora non è stato fatto, però è stata fatta tutta una linea nuova per portare l'acqua, per allontanare la fognatura dal lato al lato della chiesa. Tra l'altro, sembra Cerreto, nel progetto era previsto l'asfalto per 60 centimetri, cioè così come era allo scalo. Noi abbiamo asfaltato l'intera strada statale, l'intera carreggiata, l'abbiamo asfaltata tutta. E questa è la principale. No, sono presi i soldi. Allora, qui ci sono due stati di avanzamento, sono presentati, per circa 2 milioni e mezzo di euro. Uno è stato pagato, un altro la regione ancora deve erogare i contributi. Ma i lavori stanno là. Quando abbiamo asfaltato la provinciale, che va verso Laurito, quindi la Frano Laurito, insieme ai tecnici della provincia, essendo lì una zona, c'è solo la condotta, la tuttrice principale, quindi nessuno mai si collegherà su quella rete, perché la rete che porta da San Menaro, abbiamo deciso con i tecnici della provincia di coprire con l'asfalto anche i pozzetti, ovviamente segnando dove erano i pozzetti. Questi qua, con le solite segnalazioni, sono andato a dire che noi avevamo coperto perché non volevamo far tondare i pozzetti, perché mancavano i pozzetti. Queste settimane scorse vi siete accorti che c'è stata l'impresa che è dovuta andare a tirare fuori i pozzetti e a scoprire i pozzetti. No, ma gli hanno sospeso il finanziamento. Ma il finanziamento l'hanno sospeso perché a seguito di un'ispezione che hanno fatto qualche mese fa, ci non hanno potuto verificare l'intero tratto, che era quello con i pozzetti coperti. Dice, ma San Menaro ancora sversa nel fiume. Ebbene, è che è la novità, perché dove è sversato fino adesso? È nel fiume, dove è sversato? Non è che quando c'erano lo sversava un'altra parte. San Menaro, la rete è completa, stiamo aspettando, siccome si deve posizionare una pompa lì prima dell'imbocco del ponte, dove sta la
l'edicola della Madonna, stiamo aspettando che l'Enel ci porti la corrente all'altro lato del ponte. Essendo un'area vincolata, sottoposta area SIC, parco e sovrintendenza, abbiamo chiesto i pareri pure là. Come facciamo con tutti i lavori? E stiamo aspettando che ci svincolano l'autorizzazione. L'Enel ha già presentato il progetto, perché il progetto non è del Comune, è dell'Enel, al parco, alla sovrintendenza, e, per l'autorizzazione in via, per, essendo area SIC. Quindi fatta la bomba, entra in funzione la linea sia di San Menare e sia dell'Abbenante. I lavori stanno là, qua nessuno si è rubato nulla. Poi magari vedremo, per quello che hanno scritto, se poi sono anche gli estremi di una calunnia. Allora qui sono venuti, ci l'arrestano, domani li arrestano, questi sono mesi che dicono queste cose. Sono venuti, Guardia Forestale, Carabinieri. Un giorno è arrivata addirittura la capitaneria di Porto, sempre su questo lavoro. Guardia di Finanza, i lavori stanno là, come diceva il candidato. Vabbè, ma noi i ricorsi li facciamo. Se i lavori sono a posto non succede nulla, e tanto non è successo nulla. Il cantiere è là, non l'hanno sequestrato. Se come dicono loro ci eravamo messi in tasca 1 milione di euro, a quest'ora stavamo tutti in gattabuia. Stavamo tutti in gattabuia. I lavori stanno là e i lavori li terminiamo noi. È inutile, li terminiamo noi. Bene. Vado per chiudere, io vi ringrazio di nuovo per l'attenzione, vi rinnovo di nuovo l'invito a votare questa lista, a votare lista Cambiamo Rufrano. E giorno 8 e giorno 9 recatevi le urne e dateci di nuovo la vostra fiducia. Grazie a tutti e buonasera. Via che abbiamo il buffet, mi raccomando, sì, esattamente, non pagati comunque, no, il buffet non l'abbiamo pagato, l'avete fatto voi.